finché in parte si basa proprio sulle carte processuali. Certo. Ci descrivi un po' il lavoro che avete fatto? Beh, allora, io sono arrivato un po' dopo, perché loro abbiamo cominciato a scrivere con Ludovica Rampoldi e Valia Santella, e infatti mi sono fatto un'estate a recuperare tutta la dove, perché mi sono visto, metti a giugno, con Marchio che ha detto ho bisogno di una mano. Io ero molto contento di lavorare con lui perché mi sembrava una gran cosa, e anche il progetto di Buscetta mi sembrava una grandissima una cosa da esplorare. Mi sono fatto un'estate intera a leggere libri, carte, a vedere il maxi processo, e così mi sono rimesso in pari con gli altri. E però lavorando, abbiamo sempre lavorato un po' alla sceneggiatura, un po' alla documentazione, perché quello che vedeva in fondo nel film si vede molto l'immaginario che c'era in quel momento, si vede molto proprio anche l'immaginario che la TV ci ha dato, no? Ci sono anche delle inquadrature che hanno a che fare con quella somiglianza con le inquadrature del processo. Devo dire che è stata un'esperienza bellissima, gran parte perché il film del traditore era bello scriverlo, ed è una di quelle sceneggiature in cui io a un certo punto ho sentito, perché non sempre lo senti, soprattutto sei insicuro, non so perché a un certo punto mi sono sentito sicuro che fosse bella, cioè che Marco andava sul set con un film con una sceneggiatura che poi avrebbe potuto su cui avrei potuto fare tantissimo. Poi ovviamente lui sul set lavora molto, rilavora, e però per la maggior parte per me è stata proprio l'idea di lavorare con Marco Bellocchio, che mentre faceva il traditore, appena dopo il traditore ha compiuto 80 anni, è una persona che l'avete incontrata, e sembra più giovane di noi due. Esatto, l'avete incontrata qua, non solo sembra più giovane di noi due, ma mi ricordo quando siamo andati a Cannes prima della conferenza stampa, lui è sceso parlando e dice che tutta la notte aveva letto un libro di francese sulla critica marxista, me ne ha parlato, me l'ha consigliato, me lo sono andato a comprare, e pensavo, questo c'ha una vitalità, una testa, un modo di vivere che, insomma, io lo sognerei, sono sogno di vivere così 80 anni, però lui appunto c'ha 80 anni che non sembra di averli anche fisicamente. È assolutamente vero. Allora, lo sceneggiatore, come abbiamo capito, scrive in squadra. Il romanziere scrive da solo. Hai mai scritto un film da solo? Perdona l'ignoranza. Qualche volta è successo. Adesso faccio fatica. Per scelta tua o per committenza? Allora, per committenza me lo chiedono parecchie volte, ma io, poiché faccio lo scrittore, sto da solo a scrivere i libri, per me la sceneggiatura è soprattutto stare con gli altri. È capitato un paio di volte di cominciare a scrivere un film da solo, per esempio, e poi dopo si aggiungeva il regista, eccetera. Però non è una cosa che amo, cioè non è la parte del cinema che mi piace più. Mi piace lavorare con gli altri, e soprattutto mi piace lavorare con il regista, perché poi è lui che in tutti i casi che abbiamo raccontato, infatti è stato